Buongiorno ragazzi e bentornati in questa video lezione in cui ci occuperemo di Locke, John Locke, filosofo inglese, che è il padre, come sapete, dell'empirismo inglese, quindi di quella teoria della conoscenza che si contrappone all'innatismo cartesiano, secondo cui appunto la fonte di ogni conoscenza è l'esperienza. Quindi siamo all'interno di quel percorso gnoseologico, no? Sulla teoria della conoscenza, che da Cartesio, passando per gli empiristi, ci porterà poi fino alla grande sintesi del criticismo kantiano. Quindi soprattutto Locke sarà un punto importante per poi capire anche il pensiero kantiano. Quindi tenetelo bene a mente questo. Oltre a essere il padre dell'empirismo inglese, dal punto di vista politico è anche il padre del liberalismo politico, quindi contrapponendosi al pensiero assolutista di Hobbes. Ma di questa parte, come sapete, del pensiero politico vi occuperete voi nel lavoro di approfondimento che vi ho dato. Noi ci occupiamo solo della teoria della conoscenza. Dunque, adesso cerco di anche togliere la mia faccia così voi possiate vedere meglio il PowerPoint. Speriamo bene. Dunque, non starò troppo ad approfondire la vita perché insomma la vedete sia nel PowerPoint poi anche dal libro. Comunque, sicuramente uno dei più importanti filosofi inglesi, tanto che a un certo punto diventa anche filosofo di corte del nuovo regime monarchico costituzionale che si instaura dopo, diciamo, la rivoluzione inglese. E le opere più importanti che dovete ricordare di Locke sono il saggio sull'intelletto umano per quanto riguarda la teoria della conoscenza e invece i due trattati sul governo per quanto riguarda la politica. Ma sono importanti, insomma, da ricordare anche le lettere sulla tolleranza perché sono in qualche modo il manifesto filosofico di quei concetti, di quegli ideali filosofici che troveranno poi un pieno sviluppo e piena diffusione durante l'Illuminismo, in particolare, per esempio, verranno ripresi da Voltaire. Quindi l'empirismo inglese e il pensiero liberale tollerante di Locke fanno un po' da precursori proprio all'illuminismo. Bene, occupiamoci quindi della teoria della conoscenza. Che cos'è l'empirismo? L'empirismo è appunto quella teoria conoscitiva, gnoseologica, secondo cui la ragione non è, diciamo, ha dei limiti rispetto invece a quella fiducia incondizionata che Cartesio riponeva nella ragione, perché è limitata e fallibile e il suo limite è rappresentato proprio dall'esperienza. Quindi l'empirismo gnoseologico è proprio quella teoria conoscitiva secondo cui la fonte di ogni conoscenza umana sta nell'esperienza sensibile, nell'esperienza che poi vedremo come si caratterizza, può essere esperienza interna e sarà la se esperienza esterna, scusate, sarà la sensazione, oppure esperienza interna sarà la riflessione. Ma comunque l'esperienza rimane sempre il criterio di verità di ogni conoscenza umana. E quindi prima di occuparsi di qualsiasi altra indagine conoscitiva in ogni campo del sapere, scopo preliminare della filosofia è quello di condurre un'indagine per indagare appunto quali siano i limiti della ragione e quindi le possibilità e i limiti della conoscenza umana. Infatti, nel saggio sull'intelletto umano, che è appunto quest'opera dedicata alla teoria conoscitiva, nell'epistola al lettore che precede l'opera, Locke spiega qual è lo scopo appunto dell'opera, che è quello di indagare l'origine, la certezza e l'estensione, i limiti della conoscenza umana e i vari gradi della conoscenza umana che poi vedremo. Infatti vi voglio far vedere anche uno dei testi. Questi ve li inserirò anche nella cartella, ma sono nel vostro libro digitale. Appunto, in questa epistola al lettore del saggio sull'intelletto umano, Locke spiega qual è l'origine, la genesi dell'opera, perché durante una discussione tra amici e intellettuali arrivano a un punto morto e quindi
Locke ritiene che sia più importante, prima appunto di impegnarsi in una qualsiasi ricerca del sapere, indagare, esaminare quali siano le capacità della ragione umana per vedere se l'intelletto può indagare quegli oggetti. E infatti dice: il mio scopo è di indagare sull'origine, la certezza e l'estensione della conoscenza umana, insieme ai fondamenti e ai gradi della credenza, dell'opinione e dell'assenso, quindi diversi gradi poi della conoscenza umana. E se con questa indagine sulla natura dell'intelletto potrò scoprire quali siano i suoi poteri, fin dove si estendono, allora potrò convincere lo spirito affaccendato dell'uomo ad essere più cauto nell'immischiarsi di cose che superano la sua comprensione. Quindi, quando l'uomo è consapevole, no, di quali sono i limiti della propria conoscenza, non si arrischia nemmeno a ricercare, a indagare oggetti che stanno al di là dell'esperienza, come questo sarà anche un tema importante per Kant. Dunque, qual è il punto di partenza di ogni conoscenza umana? Abbiamo detto l'esperienza, l'esperienza che fornisce delle idee. Le idee sono appunto i contenuti del pensiero, ogni contenuto del pensiero che trova però, la sua fonte, la sua origine solo ed esclusivamente nell'esperienza, che può essere, come poi vedremo, esperienza interna o esperienza esterna, ma non esistono idee innate che non derivino dall'esperienza. Quindi, diciamo, come presupposto alla teoria poi empirista, vi è in Locke la critica all'innatismo, in particolare all'innatismo sia dei neoplatonici di Cambridge, un gruppo di intellettuali, filosofi suoi contemporanei, sia ovviamente all'innatismo cartesiano. Il riferimento è chiaro, perché come se vi ricordate, Cartesio avevamo visto che aveva distinto tre tipologie di idee, no? Le idee avventizie, le idee fattizie, ma anche le idee innate, come per esempio l'idea di Dio, che non può provenire dall'esterno né essere stata creata dall'uomo, quindi deve essere innata nell'uomo ed è punto di partenza poi per la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Bene, Locke rifiuta questo innatismo, no? Quindi l'idea che esistano delle idee innate, perché secondo lui l'intelletto è una tabula rasa, cioè una tavoletta di cera, un foglio bianco su cui solo l'esperienza incide appunto gli oggetti, i contenuti del pensiero, che sono appunto le idee. Quindi l'intelletto non ha, prima di fare esperienza, non ha delle idee che siano innate. Questa critica all'innatismo, ci riferiamo sempre al testo del saggio sull'intelletto umano, viene condotta da Locke criticando un argomento che veniva portato appunto a sostegno invece dell'innatismo, e cioè l'argomento dell'assenso universale o del consenso universale, cioè l'idea secondo cui tutti gli uomini, se ci sono delle idee, dei contenuti, dei pensieri su cui tutti gli uomini danno l'assenso e sono d'accordo, è naturale, dicevano gli innatisti, che queste siano innate. Bene. Locke rifiuta questo argomento dell'assenso universale, ritenendo che non vi è nessuno dei principi, di questi principi che si suppongono innati, dice Locke, non vi è nessuno cui tutta l'umanità dà un assenso universale. E per evitare ciò si risponde di solito che tutti gli uomini queste verità le conoscono e danno il proprio assenso solo quando giungono all'uso della ragione. E ciò basterebbe per provare che sono innate, come se non fossero sempre innate, però poi alla fine l'uomo riesce a riconoscerle, a dare l'assenso a questi principi solo quando entra in possesso dell'uso della ragione. Bene, e Locke rifiuta questo argomento, lo confuta, affermando che non è vero che nel momento in cui l'uomo raggiunge, diciamo, l'età della ragione e immediatamente scopre, queste idee che si suppongono innate. Inoltre ritiene che queste idee allora dovrebbero essere innate anche, per esempio, nei bambini, negli ignoranti, quindi privi, diciamo, di un intelletto sviluppato, e oppure anche che le idee dovrebbero essere uguali in tutta l'umanità, quindi per esempio nei racconti che venivano fatti di civiltà lontane, con usi e costumi diversi. Questo invece prova che quelle civiltà, quei popoli non hanno le nostre stesse idee, per esempio la stessa idea di Dio.
E quindi Locke rifiuta l'innatismo anche perché contiene una minaccia, un pericolo importante, un errore secondo Locke. Perché? Perché l'innatismo, se ci pensate, è molto attuale. L'innatismo è il seme, genera il seme di ogni possibile fanatismo, di ogni dogmatismo. Perché? Cosa significa? Che se io ritengo che determinate verità e determinati principi siano assolutamente veri perché innati, questo significa che non sono tollerante nei confronti di chi ha principi diversi o non crede in quei principi o ha idee diverse dalle mie. Quindi è una, diciamo, una strada, l'innatismo, verso il dogmatismo, cioè ritenere che esistono principi dati così per assiomi indubitabili, ma è anche una strada quindi verso l'intolleranza. E come vi ho detto, Locke invece scrive delle lettere per la tolleranza, quindi un'apertura, ovviamente, la tolleranza è possibile solo nel momento in cui non si danno per scontate verità assolute, innate e dogmatiche. Quindi molto importante, questa critica appunto all'innatismo. Dunque, i contenuti, come vi dicevo, della conoscenza sono le idee che si distinguono in due grandi categorie, le idee semplici e le idee complesse. Le idee semplici sono quelle derivanti esclusivamente dall'esperienza, e cioè dalla sensazione e dalla riflessione. La sensazione è l'esperienza esterna, cioè le esperienze che derivano dalle impressioni che gli oggetti esterni provocano sui nostri organi di senso e che ci fanno conoscere quindi le qualità primarie o le qualità secondarie di un oggetto. Invece le idee di riflessione, la riflessione è la conoscenza interna, l'esperienza. Scusate, l'esperienza interna che deriva dalle nostre percezioni, dalle percezioni e riflessioni sui nostri stati mentali, quindi per esempio il vedere, il dubitare, il desiderare, il confrontare. E poi abbiamo idee sia di sensazione che di riflessione, cioè per esempio le idee delle passioni. Poi, invece, le idee complesse sono quelle idee, quindi su queste idee, le idee semplici, l'intelletto è assolutamente passivo, ha una funzione passiva perché non dipende da lui, riceverle o meno, non è che dipende da noi vedere o non vedere, sentire o non sentire, è qualcosa su cui l'intelletto non può intervenire. L'intelletto invece svolge una funzione attiva nel momento in cui combina tra di loro delle idee semplici, di cui fa esperienza, fino a formare delle idee complesse, per esempio l'idea di unicorno. Allora, dall'idea semplice, no, di cavallo e di animale che vola, si uniscono queste idee fino ad arrivare a combinarle, ma non necessariamente a combinare idee che poi non esistano nella realtà. Anche semplicemente dal fatto di combinare insieme una forma, un colore, un peso, una certa dimensione, si crea l'idea complessa di un certo oggetto. E quindi le idee complesse, si distingueranno in tre grandi categorie, che sono le idee di sostanza, le idee di modi e le idee di relazione. Le idee di sostanza, appunto, nascono proprio dalla composizione di diverse idee semplici, per esempio, dalla riferire determinate qualità primarie o secondarie a un unico oggetto e quindi costituire appunto un oggetto che fa da sostrato a quelle qualità, che è appunto la sostanza, quello di cui poi parlava anche Aristotele. Invece le idee di modo sono quelle idee che nascono dalla relazione, diciamo, dalla relazione con la sostanza, ma non hanno una sussistenza propria in sé per sé. E poi abbiamo le idee di relazione, che sono, quelle idee che appunto nascono dal confronto tra diverse idee. Ora, preferisco fermarmi qui e nella prossima video lezione, quindi suddividerò diciamo, in lezioni più brevi il pensiero di Locke, anche perché sulla parte della critica al concetto di sostanza vorrei organizzare una video lezione su Zoom in cui leggeremo anche i testi, in modo che lo facciamo in diretta e potete anche voi farmi domande se qualcosa non è chiaro. Preferisco, io vi faccio la video lezione breve su magari il concetto di sostanza, le idee, la critica all'idea di sostanza, però poi organizziamo una video lezione su Zoom in cui leggiamo anche il testo. Quindi per il momento ci fermiamo qui e spero intanto di essere stata abbastanza chiara e ci vediamo nella prossima video lezione.